What? Dove sei andato? Ho visto là. Oh my god. What the fuck? Signori, ho preso il portatelefono. Bellissimo. Così fa anche pandan con la macchinina. 20 slot, 5 euro. That's it. Molto semplice, valido, è un ergonomico, il disegno diverso ed eccetera. Ecco, in questa bella giornata che si è messo a piovere adesso vi volevo far vedere, in alcuni modelli ho visto, sempre della stessa Watts, il sedile lo porti avanti schiacciando un pulsantino qua sotto, no? Schiacciando un pulsantino qua sotto, che noi non ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo di qua. Abbiamo questa levetta. E qua il sedile viene avanti. Qui dietro abbiamo la batteria, che forse non vi avevo ancora mai fatto vedere, e lei si era quasi offesa, perché ma come, fai vedere tutto e a me no? Ecco, qui ho la batteria e qua dietro ho messo anche l'estintore. Qui abbiamo la batteria e qua ho messo gli stracci, l'estintore, e ci dovrebbe essere anche questo cristo qua per pulire il vetro. No? Questa zona qua, così è molto più pratico per chiudere, per fare lo slide del sedile. Qui abbiamo, come dall'altra parte, abbiamo la ruota, ma c'è la stessa anche di là. E qui abbiamo la ruota, che questo qua in effetti non va né avanti né indietro. Follow me. La posizione è molto comoda, vedi che puoi stare benissimo con le gambe allungate. Non ho ancora tolto la carta dal tavolino, però gli ho messo questo che così mi tiene le cose. Se vogliamo una cosa di questi sedili è che non hanno nulla per appoggiare, cioè devi stare così. Io qua tocco, però puoi appendere la giacca. Hai due giacche? Ne puoi appendere due. Sei troppo alto, batti, devi stare così. Io sono 1,80, se no devi stare qua nell'altro sedile. Insomma, puoi avere la scelta, hai la scelta di 5 sedili, 3 più 2. Penso che il sedile è molto comodo. Molto comodo, morbido, belle le cuciture, con poggiatesta. Se sei stanco, ti togli dal posto guida, ti metti qua e ti leggi il tuo libretto. Oppure ti inserisci con un piccolo frigo e ti fai un piccolo snack. Per cucinare, a mio parere, conviene sempre cucinare fuori dall'abitacolo dove già tu dormi, perché sennò si riempie di fumi, di vapori, di cucina. Secondo me non va bene. Prova. Questo qua non ha mai funzionato. Ha funzionato un giorno e poi basta. Ho cambiato anche la lampadina pensando che questa fosse stata fulminata, ma niente da fare. In automatico si dovrebbe accendere difatti anche quello. Thank you.
dal 1958. Siamo venuti a vedere nel negozio qua delle moto, per vedere se avevano la marmitta. Abbiamo trovato uno che parlava italiano, però non avevano la marmitta. Il suo, suo fratello aveva la BMW e mi fa, e ha detto andiamo a vedere la Watts, andiamo a vedere la Watts. Si era già innamorato della Watts, però non aveva la marmitta della Vespa. E l'unica cosa per prendere la marmitta della Vespa è quella di ordinarla. Mi sembra che dobbiamo girare di qua. Che mi pare che sia di qua, sì, giusto. Vi voglio far vedere dalla parte del passeggero le varie forme per guidare la Watts 452, le varie posizioni. Una appunto è questa qua, e così la guidi, no? Un'altra è questa, sei stanco dopo tanti chilometri, no? E guidi con i gomiti, ok? Questa è un'altra. Questa qui secondo me è una delle più fantastiche in assoluto. E deve fare caldo ovviamente, perché se è freddo non va bene. Apri il finestrino, apri il deflettore e guidi così. Ecco, cosa c'è di meno con il Watts? È che se piove, è una macchina che fino a quando funziona ti senti più sicuro. Perché metti che ti trovi un allagamento improvviso. Una frana, capito? Con questa, ripeto, fino a quando funziona, it's ok. Per chiudere il finestrino, la mano batte contro al come si chiama? O alla gamba, oppure ce l'hai molto attaccata. Non è molto comoda, però it's ok. Ah, ecco una cosa che volevo farvi notare. Ecco che cosa ho messo, c'è attenzione, e voilà, la classe. Comprata da te. Ecco, mettere la cintura dentro. Chiusura centralizzata, nel senso che devi centrare tutte le porte singolarmente. Questa è già chiusa, questa pure. Gas. Non li conosco. Io le ho gas per. Quanto gas prende? Parto duro. Strascio. Strascio. Duro. Dove abbiamo togliato ruski auto? Ruski auto, tak. Ogni muovo io po' vasco. A me anche da ruski, ma jaki pan jazyk prijat? Włoch. Mieszka się w Włoch. Nie ruskie. Nie ruskie. No, nie ruskie. Włochy, ja wiem, że to jest Italia, no. No. No ile litrów gazu? Dużo, z 20. Quanti litri prende? Di 15. 15. Ma che to zobaczy? 15. Elegancko. Aha, elegancko. 15. A ve, Ucraina? Ucraina? Ah, Ucraina! What? Нас так і італійський. Шпіталь так і має самохід. А, che negli ospedali. А, che ce l'hanno? Sì. Che ce l'hanno ancora? Sì, sì. E ще мають? L'ospedale non può contare con Covid. Sì, sì, che le ambulanze ce l'hanno in Ucraina. Cioè. No, e i nuovi, no, samochodi. Eh sì, Ucraina ce l'hanno, sì, sì, Ucraina ce l'hanno. Dobro, adesso c'è muy bene. Okay. It's okay, it's okay. Ecco, per salire è molto semplice, metti il piede qua, puoi metterlo qui, però è meglio metterlo qua, ti attacchi, capito? Ti attacchi e ti tiri su. Ed è set. Mentre l'altra parte è molto diversa.
E così! E così! Guarda, questa è la patria del Poncek, del Krapfen. Sono di tutti i tipi, sono buonissimi. C'è questo qua col Kinder Bueno. Il Krul Kinder Bueno. Krul Kinder Bueno. Krul Kinder Bueno. È il King. Ah, il King, yes. King, eh? Hai capito? Il King. Ok, dai. Kinder Bueno, pomarancia. Yes. Dai, ok. E così ne abbiamo presi. C'è. Ok, big it's a Poncek fit. Poncek! Ecco! Ecco la fila. E sotto gli è scritto qua? Ice cream! Ice cream! Vai, dove si fanno? Sorry, no, questa sarà la Polandia. Let's see how it goes. Oggi è domenica, piove, e quindi ho tolto un po' tutti i pendurli che avevo. Avevo qua le campanelline, però appena prendevo qualche buco era troppo un casino. E battevano a destra e a sinistra. Però ho tolto tutte le faccine, ma ne ho tenuta una. Qua. Cioè con l'attacco accendi sigaret si accendono device che vuoi attaccare, e in più ci sono anche tutte le USB. Questo lo lascio. Guarda, c'è la professional, no? Ecco, io vorrei farvi vedere, questa è la, no? Dove sono io? Tu tirando giù questo praticamente non vedi più niente, un belino. Ho tolto anche quell'altro specchietto che c'era qua. C'avevo uno specchietto che mi permetteva di guardare dietro, ma tanto guardo con questo qui e that's it. Qui così, non so se si vede, c'è un nastrino che nel prendere la luce poi di notte si illumina. Bellissimo, è verdino azzurrino, bello, piano piano proprio si illumina. Ce l'ho sia qua che qua. Capito? Si vede, no? Questo qua è il chip di Las Vegas, lo tengo, e anche la bandierina italiana. Beh, chiaro, Il bar turista Szczecin, ristorante, che c'è a Stettino,
su in Polonia a 200 km da Berlino. Peace and love lì rimane. Ma lo tolgo. Io vorrei fare anche una piccola nota qua a questo. Ho visto un altro video di un'altra Watts, un altro anniversario. Questo qui non c'era. Ha fatto una panoramica del lavoro che c'è qua, no? Di questo lavoro qua, del rivestimento, però quello lì non l'ho visto. Lo specchietto in una macchina che è stata portata in Germania, lo specchietto era sistemato dove dovrebbe essere, cioè qui. O pochettino più in qua, però so che, no? Mentre invece in questo video che ho visto, lo specchio è proprio qua giù in fondo. Se è qua, ti devi spostare, capito? Ti devi proprio spostare, così ce l'hai qua, no? Lo riesci a vedere. Al contrario, ti devi spostare per riuscire a vedere, cioè col corpo ti devi proprio spostare, non è che puoi spostare solo la testa, ti devi proprio spostare. Panoramica. Qui ho messo la retina, se devo tenere delle cose non scivolano via. Mettici due coperchietti di plastica, anziché lasciarlo così. Ma due coperchietti, due di qua e due dall'altra parte. Hai capito? Luci. Serbatoio della benzina. Il meccanico mi ha detto di tenerlo sempre così. Io lo tengo sempre così. Nebbia, ventilatore davanti, riscaldamento davanti, riscaldamento di dietro, leva del riscaldamento, frecce, quattro frecce, olio, differenziale, blocco del differenziale, portatelefono, ma non è comodo, ma non è comodo. Cioè, nel senso che ti capita sempre che giri il volante e gli batti sempre contro. Funziona. Questa l'abbiamo posizionato. E poi anche questa. Questa qui è a calamita. La luce. Questa luce qua va già molto bene interna. Però se vuoi avere una luce più centrata, no? In quest'area, che rimane magari un po' più scura, tac. Qui mi è rimasto il buchino perché siccome avevo messo l'impianto a gas, lì c'era l'attacco, il pulsante per inserire o disinserire il gas. Avendolo tolto, ecco che mi è rimasto il vuoto. Uno per il biglietto da visita. E qua lo uso come porta oggetti, porta chiavi, porta deflettore, la comodità del deflettore. Guidi la macchina con il finestrino abbassato, ti prendi di quelle botte d'aria, non tanto per questo qua il tuo che tiri giù, quanto per l'altro. Se tu tiri giù l'altro finestrino, ti arrivano di quelle botte. Invece con la Watts non ti succede questo, perché l'abitacolo è così grande che l'aria gira subito. Con il deflettore attaccato, cioè aperto, e il finestrino abbassato, hai tutto questo specchietto, no? Hai lo specchietto che ti ripara dall'aria. Il deflettore fa una grande differenza in quanto presa d'aria. Ti dà una visuale ed una posizione di viaggio che permette di guardare meglio il tuo dintorno. La moto Gran Turismo è inutile. Se hai la moto, la tiri. E i 120 km, per pur poco che possa essere, te li tiri in quanto velocità regolare. Mentre la Vespa invece ti fai 60, 80, 90, ma proprio tirati, 90, proprio tiratissimi. La stessa cosa con questa. Ti fai i tuoi 80 all'ora e hai possibilità maggiori di goderti il paesaggio.
la comodità del deflettore. Spettacolo. L'altro giorno, mentre aprivo la porta, ho trovato questo qua, dove si appoggia il piede. È una copertura che viene da qualche parte. Meglio questo che non una vite, però ho un bullone. Che cosa abbiamo dentro al cassetto? I libretti, l'alcol per pulirsi le mani, gli sneaker, perché non si sa mai, lo sneaker bisogna sempre tenerlo. Biglietti da visita, altro alcol, fischietto, che se non mi funziona il clacson almeno uso il fischietto, lampadina a dinamo, caramelle, che le metterò con le altre caramelle, un portacarte, quelle carte butta giù che ti servono giusto una volta, il cavatappi, l'inchiatina per le monete, un profumo per il mal di testa, la guarnizione della tanichetta di benzina, un portachiavi, un tagliaunghie, un metro, da un metro, manuale d'uso, rigorosamente scritto in cirillico, una vite che è caduta da qualche parte che chissà da dove viene, questo qua USB, lo attacchi e fa il Watts Party Time. That's what I'm talking about. Questi cartoni oggi li tengo, domani no. Però se non la sbatti si chiude. Chiusura centralizzata. Ecco, vorrei fare intanto una piccola panoramica anche del foglio adesivo per i vetri oscurati. Comprato su Allegro, un sito qua in Polonia, 12 euro, ce ne sono anche molti di più cari, però questo qua per me andava bene. Può venire anche meglio. È molto semplice, ci sono questi 10-12 metri di foglio, lo srotoli, devi trovare la pellicola per aprirla, bagni il vetro e dopo con una spatola, no? Lo devi plac. Alcuni pezzi sono venuti bene, quelli più piccoli, quelli più grandi, però va bene, non deve essere perfetto. Va bene giusto per evitare che magari da fuori si veda dentro. I tank in questa macchina l'avevo già spiegato, ma sì, sono due. Uno ce l'abbiamo a destra, un tank di mi pare 30 litri o forse 27 litri, e poi ne abbiamo un altro dal lato sinistro che è quello centrale, il main tank, ed è di 35 litri questo qua. E praticamente quando vai a fare benzina ti devi posizionare al centro dei due serbatoi, così che puoi caricare sia da una parte che dall'altra. Ah! Una linetta!